Abbiamo fatto una passeggiata a Smerillo, una delle perle dell'Appennino, particolarmente conosciuta per la rassegna Le parole della montagna e per la castagnata tradizionale. E qui, oggi, si vive una situazione favorevole perché il paese è Covid-free. Sì, sì, esatto. Altrimenti ci possiamo andare di questo diciamo pregio, merito degli abitanti, merito di quelli che abitano qui, probabilmente anche forse perché magari non siamo tanti, quindi è una popolazione limitata, siamo circa 330 anime. Noi come amministrazione abbiamo cercato in qualche modo di attuare tutte le misure preventive previste, ci siamo in qualche maniera accollati anche delle spese iniziali, abbiamo dato delle mascherine a tutte le famiglie, compreso anche i ragazzini che frequentano in pratica le scuole della zona. Abbiamo cercato insomma di mettere in atto tutte le misure necessarie. Abbiamo avuto un caso, una famiglia circa qualche mese fa, ma in quell'occasione abbiamo subito attuato le misure restrittive, abbiamo in qualche maniera fatto degli screening con dei tamponi e abbiamo sottoposto a tampone circa 30 persone che in qualche maniera ruotavano sulle attività scolastiche di quel ragazzino lì che faceva parte della famiglia. E fortunatamente insomma l'esito dei tamponi è stato negativo per tutti. Continuiamo ad andare avanti, ecco, sperando che magari di evitare che questo problema ci tocchi più da vicino in qualche modo. L'ambiente, il posto, il luogo in qualche maniera ci danno una mano. Con la zona gialla ha riaperto anche il museo di Smerillo, che è curato da Alessandro Tossici. Quella più importante per noi è quella relativa alla collezione dei fossili, che hanno questa provenienza locale. Diciamo un buon 70% di questa collezione è stata ricavata dal nostro territorio. Risale a un periodo di circa 3 milioni di anni fa, quando qui a Smerillo in realtà c'è il mare. La collezione sopra è il museo del MAX, Museo d'Arte Contemporanea di Smerillo, che è nato circa 20 anni fa. Ha una sua collocazione in questo luogo perché qui a Smerillo molte persone hanno fatto studi artistici. Smerillo, come altri centri montani, soffre dello spopolamento dovuto alla viabilità, ma anche al sisma del 2016. Da questo prescinde uno sviluppo turistico. Beh, inizialmente le problematiche sono state tante da affrontare. Eravamo anche senza ufficio tecnico, quindi nel 2016 abbiamo in qualche maniera partecipato tutti, io, il sindaco e tutti i componenti dell'amministrazione, a trovare insomma le giuste misure per affrontare il problema. Attualmente, diciamo, dopo l'ultima in qualche maniera riforma che c'è stata col cambio insomma del commissario, sono state un po' snellite le procedure e noi comunque possiamo dire che su circa 60 edifici danneggiati sono stati già in qualche maniera ripristinati una quindicina. Noi abbiamo il paesaggio, abbiamo l'aria pulita, abbiamo un bel bosco, quindi è diciamo che è il luogo ideale per potersi rilassare. Io ho notato, non solo per Smerillo, forse in altri paesi montani, che dopo con il Covid, ecco, dopo magari ogni volta che c'è stato un alleggerimento delle misure restrittive, la gente che veniva magari dalle città ha preferito gli ambienti montani, quindi dove ha trovato magari ecco, posti tranquilli, posti dove magari si poteva respirare aria pulita, e che magari dessero anche un po' di tranquillità interiore.